Serena, dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? A volte l'amore mi guarda allo specchio, mi trovo diversa, mi trovo migliore. Un nuovo anno che passa, un nuovo anno in salita, che senso di vuoto, che brutta ferita, ferita da me, da te, da quello che non c'è stato mai. Amici, continuano le nostre giornate a Sanremo, stiamo ancora in giro per cercare di catturare quante più immagini ed interviste possibili. Adesso con il mio cavaliere Marcello ci siamo recati in quello che è un punto d'incontro di tanti colleghi, quindi qua si incontrano tante radio, tanti giornalisti, tante emittenti e cercano di catturare a caldo le interviste degli artisti che vengono qua, scendono, salgono sopra qua all'Hotel Londra per prepararsi per la seconda serata del festival. Impressioni su questa giornata? Ma è un bel circo, un bel carrozzone, però la cosa bella è che ci diamo tutti una mano, ci diamo la dritta, guarda che in quel locale a quell'ora ci può incontrare l'artista, l'autore, ci aiutiamo come possiamo, ecco questo. Devo dire, Marcello, che è un grande lavoro, un lavoro impegnativo, un lavoro che però poi alla fine davvero ci rende tutti, come dire, amici, no? Amici, a un certo punto. Sì. Sì, la vera difficoltà a Sanremo è che ogni angolo di Sanremo merita le nostre telecamere. Certo. E quindi la difficoltà è essere contemporaneamente davanti al Teatro Ariston, all'Hotel Londra e in tutti gli altri punti, a casa Sanremo per dire i primi e più importanti che mi vengono a mente. Ma a Sanremo ogni angolo è dedicato alla musica e a eventi che meriterebbero le nostre telecamere. Noi facciamo il possibile. Ovviamente, una gran fatica, poi con questa pioggia è veramente terribile, è molto difficoltoso lavorare. Tu vuoi vivere così, per inerzia e per comodità, per qualcosa che non riesco più a capire. Dell'Hotel Londra è appena passata Irene Grandi che ha fatto la sua intervista qua, c'è nella hall, c'è la sedia di Radio Bruno che noi conosciamo molto bene, non ha voluto rilasciare interviste per adesso anche perché andava molto di fretta, molto probabilmente aveva altre interviste da fare, da sbricare velocemente, ma adesso noi invece vogliamo anche un pochino capire, sondare, ci sono tanti ragazzi che stanno attendendo qualche artista, quindi andiamo un pochino a capire che cosa fanno e soprattutto a chi vogliono strappare l'autografo. Però io una promessa ve la faccio, mi metto qui e tutti i cantanti, artisti che incontro, li intervisto per voi. E dai, e allora facciamo una cosa, adesso vediamo un attimino due immagini e poi andiamo all'Ariston per vedere com'è la seconda serata del Festival di Sanremo. Allora ragazzi, davanti all'Hotel Londra da circa un'oretta? Tre ore, per attendere chi? Valerio Scanu, Marco Mengoni. Quindi sperate che cosa? Di avere il, non so, magari una foto? No, io Marco Mengoni l'ho già visto al concerto una settimana fa, però sono qui perché gli auguro tutta la fortuna del mondo. È bravissimo, credo che sia il nuovissimo, la star... Uno che può diventare una star internazionale. E dai, noi glielo auguriamo. Insomma, voi volete cercare di avere delle foto, quindi degli scatti un po' forse anche rubati e degli autografi, spero, no? Sì. Ragazzi, cosa ne pensate del festival quest'anno? Che impressione vi ha fatto? Se avete avuto modo di vedere la prima serata? Certo, ovviamente, è stato il primo pensiero ieri mattina quando mi sono svegliata. Il festival, insomma, abitando qua vicino, è un evento molto importante dove partecipano persone molto famose, quindi ne cogliamo sempre l'occasione di essere qua. Ecco, ma questi artisti si soffermano con voi che siete qui da 3 ore oppure passano dritto e non vi considerano? Dipende da chi. La verità, vogliamo. Dipende da chi passa.
Dipende da chi passa. Tu chi hai visto? Noemi, però è passata velocissimo e non ho avuto l'opportunità di avere un autografo, niente. È da stamattina alle 11 che sono qua. Accidenti, quindi insomma speriamo davvero che passi e che si fermi qua per te. Grazie. Ciao Leone. Ciao amore, sono ancora qui con te, come vedo ogni anno noi ci vediamo, stavolta ho portato una foto moderna meravigliosa che si chiama Jenna. Jenna, tutti chiamano febbraio, lui marzo. Ma hai fatto bene Leone, anche per, come si dice, per armonizzare, per dare, per l'impatto. Lei è tanto bella quanto te sei brutto, senza offese. No, ma io sono un brutto di natura, io sono un vecchio ribambito, però mi piacciono le cose belle. Vedi, lei è una cosa bella che mi dà la bruttezza a me, capito? Lei si prende la mia bruttezza, io mi prendo la sua bellezza. Sei sempre il più simpatico, Leone, grazie. Noi donne sempre così, vi bacio a tutti quanti, ciao, andate a fare. Dopo tutto sono un uomo e come l'animale segue l'animale più grande. Io dovrei seguire chi ha il potere di decidere per me, poi mi lascia in mutande. Questa è la mia vita, non è una prigione, perché la mia vita è una grande occasione. Questa è la mia vita, non è una canzone. La 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 la. Pronto, Serena? Sì, ascolta, io non ho capito una cosa, ma sono 15 o 16 big? Qui 16, ma 15 perché Morgan non c'è più, ho capito, perfetto, quindi 15 big in gara, queste canzoni con le varie selezioni, le esclusioni fino ad arrivare all'ultima sera, ne verranno scelte 3 e 3 poi il televoto, questo l'ho capito. E poi i giovani sono 10, due serate, 5 più 5, anche lì le selezioni, ho capito, grazie Serena, grazie. Una paura, che anche la paura più grande può svanire se trovi la forza di difendere il tuo pensiero. Ancora dalla hall dell'hotel Londra, io sono in compagnia con un fotografo che devo dire può farci un bilancio effettivamente su tutti i personaggi che quest'anno erano al Festival di Sanremo 2010, perché li ha fotografati praticamente tutti. Marco Vanni, dalla Toscana con furore, ciao. Ciao, grazie Serena, dalla Toscana. Dalla Toscana, sempre. Quest'anno con delle novità. Esempio, non so, ho visto che siete in un angolo dell'hotel Londra e che avete, diciamo così, un po' una base lì, vero? Una base operativa. Sì, diciamo, cioè, siamo con un network radiofonico molto importante, del quale dove gestiamo tutta l'area interviste dei cantanti, e più abbiamo delle aziende che ci sostengono, rigorosamente toscane, forse ancora più della provincia di Pisa, per essere ancora più veri. Beh, gemellaggio, se vogliamo. Gemellaggio, e quindi vediamo tutti i cantanti, rendiamo più dolce questa loro partecipazione dando dei piccoli omaggi, chiamiamoli gastronomici toscani. Ho visto che c'è una cioccolata buonissima e devo dire che si potrebbe davvero un gemellaggio con Sanremo, perché tu sai che per esempio la principessa che stasera sarà ospite qua al Festival di Sanremo, così come tutti gli altri personaggi, hanno voluto assaggiare assolutamente i baci di Sanremo, che sono biscotti di cioccolato con il cioccolato dentro, quindi perché no? Potrebbe essere... Perché no? Noi siamo qua, la principessa vuole, sarebbe un piacere. Come no. Allora, da te però vogliamo sapere, siccome stiamo un pochino cercando di indagare su chi è stato il personaggio che ha brillato un pochino di più in questa edizione 2010, qual è stato il personaggio che secondo te, anche davanti al tuo obiettivo, quindi davanti alla macchina fotografica, si è prestato in maniera più carina rispetto agli altri? Beh, più o meno tutti, sono tutti veramente bravi, gentili, carinissimi, è un piacere conoscerli e frequentarli. Io direi fare le giovani proposte al momento... quella di Grosseto che è toscana è una bambina, è veramente, come ti posso dire, è fantastica perché è naturale, spontanea, sincera. È la più vera modella secondo me, Nilla Zilli, che è proprio... È bella? Fotograficamente sicuramente, anche come donna, quindi molto.